Eccoci nuovamente sulla cresta dell'onda per raccontare questa lunghissima campagna elettorale. Vi accompagniamo per conoscere i personaggi, gli uomini e le donne che si candidano all'Assemblea regionale siciliana e al Parlamento nazionale. Da qui al 25 settembre ci saranno tanti altri appuntamenti con Talk Sicilia. Oggi parliamo di Democrazia Cristiana, anzi, per essere precisi, di Nuova Democrazia Cristiana. Diamo il benvenuto a Giuseppe Giannuso, candidato per la Nuova Democrazia Cristiana nel collegio di Palermo. Credo di aver definito esattamente bene il ruolo, la dimensione è collocata esattamente la sua posizione, no? Nel Collegio di Palermo. Esattamente, esattamente. Dottor Giannuso, questa Nuova Democrazia Cristiana è, diciamo, sanno tutti, inutile girarsi attorno, è il frutto della volontà politica di Toto Cuffaro che proprio alla vigilia delle elezioni amministrative di Palermo aveva detto io comunque come ultimo, diciamo, ultima testimonianza politica. Voglio riportare dei parlamentari all'Assemblea regionale siciliana, voglio che ci sia nuovamente il simbolo della Democrazia Cristiana a Palazzo dei Normanni. E a che punto siamo? Come sta andando questa campagna elettorale? Il sogno di Totò Cuffaro si realizzerà? E poi magari parliamo anche della sua personale candidatura. Facciamo questa introduzione politica per capire cos'è la Democrazia Cristiana e quale obiettivo si pone. La Democrazia Cristiana, rappresentata o meglio promossa da Toto Cuffaro, ha avuto una, chiamiamola, formazione, o meglio ancora, ha avuto un'idea che è nata, per quanto mi riguarda, per caso, ossia mi ha chiamato Toto Cuffaro e mi ha spiegato che lui aveva fatto tanti sbagli, uno di questi era che i giovani non andavano a votare. Pertanto lui ha detto dobbiamo riportare i valori della Democrazia Cristiana all'interno della politica, ma non portarle, ma testimoniarli, perché il tema fondamentale è che uno può dire una cosa, può farne un'altra e ne può pensare un'altra ancora. Noi desideriamo, insieme a tutti i giovani che sono stati coinvolti, e questo è un dato oggettivo, gli eletti al Comune di Palermo, l'assessore al Comune di Palermo, la lista che è stata fatta, presumo che io sia il più datato rispetto agli altri, presumo. E questo ci sta consentendo di fare una scommessa importante. La scommessa che noi desideriamo fare è esattamente questo: mettere al centro l'uomo, testimoniare i valori fondamentali dell'uomo e portarli all'interno di un sistema che si chiama politica. E non un fatto tanto per dire, ma per fare. Io girando ho avuto la sensazione, ma non solo, ho toccato con mano il desiderio di molte persone di continuare, o meglio di iniziare a fare politica, il desiderio di essere protagonisti, il desiderio di incontrarsi, il desiderio di manifestare questa Sì, voglia per di lei se la esserci. interrompo, abbiamo parlato di Prego. giovani, ma diciamo, la storia, il portato storico della Democrazia Cristiana, i suoi valori legati al cattolicesimo sociale, sono degli argomenti che fanno breccia nella generazione Z, in quei ragazzi che voi volete coinvolgere nel mondo politico. Come glielo andate a spiegare in un mondo del gender fluid, come si fa a spiegare questi valori ai ragazzi di oggi? Noi Bellissima siamo questa. abbastanza datati, ce lo possiamo dire, cioè, è Giustissima. abbastanza complicato, è una missione al limite dell'impossibile. Bellissima domanda. Rispondo con un dato oggettivo. Mi sono candidato sostanzialmente perché io ho una nipotina di 2 anni e mezzo. Ieri sera ho fatto una riunione e i papà hanno portato i loro figli. E una di queste ragazze, 22-23 anni, mi ha detto: ma perché dovremmo votarla? L'ho guardata, ho detto un attimino. Ho fatto avvicinare la mia nipotina, che era con me, che dice sempre vota Peppe, vota Peppe. Vota Peppe è bellissimo. Ed è la mia testimonial, perché io lo faccio col cuore, lo faccio non per lei, ma per tutti i ragazzi, per tutti i giovani. Ho detto tu mi devi votare perché io ho una nipotina che è più piccola di te, per cui io non posso assolutamente tradire né i giovani, né meno giovane. Il mio obiettivo è la speranza, dare speranza e dare una prospettiva diversa ai nostri giovani. Questo è il desiderio. E se ci fermiamo a parlare con loro, E la ragazza cosa le ha risposto? È riuscita a convincerla mi ha con detto che mi questo? vota solo per tutto quello che io ho detto a lei. E io ho detto il numero di telefono, che ho detto io sono in Via Dante, ci sono stato, ci sono e ci sarò. Non ho aperto una segreteria che oggi c'è, domani non c'è. Quindi la differenza la fa la storia, la fa il passato, il presente e la proiezione per il futuro.
Se noi pensiamo di avere una proiezione, un'idea di sviluppo della società, non più basata sul consumo, ma basata sul benessere, probabilmente qualche cosa, un messaggio positivo lo dobbiamo dare a queste persone. Lei ha parlato di consumo, le tiro subito fuori la domanda di attualità. Anche in Sicilia è arrivata la stangata delle bollette. Una volta eletto al Parlamento siciliano, che misure si dovrebbero prendere, secondo lei, per lenire il dramma del mondo imprenditoriale? Parliamo di panifici che ricevono bollette oltre superiori a 10.000 euro. Situazione ingestibile. Siamo di fronte a una crisi che non si vedeva probabilmente da quasi un secolo nel mondo. E anche l'Italia è colpita da questo flagello. Io in maniera molto sincera non so rispondere a questa domanda, ma rispondo con una mia idea. Probabilmente quello che sta succedendo non è il frutto di una realtà, ma è il frutto di un meccanismo perverso. Una speculazione, quindi, secondo me. Nel modo più assoluto, che tutti quelli che dirigono la nostra società e sono le multinazionali stanno facendo per aumentare a dismisura il proprio guadagno. Io sono convinto che si possa fare un intervento specifico soprattutto per le aziende, perché alla fine chi va a pagare non è solo l'azienda che paga 29.000 euro di luce, ma è il consumatore finale da un lato, ma dall'altro lato è che l'azienda che ma deve per chiudere. Imprese intendiamo pure anche le piccole imprese artigiane, immagino. Per me, parliamo del tessuto connettivo della Sicilia. Assolutamente, quello è, la realtà nostra è quella, non è, la realtà nostra non sono le grandi aziende, ormai girando i comuni dove è importante esserci, ma anche le città, chi fa economia, chi sviluppa, sono le piccole e medie imprese. Non credo che abbiamo grosse imprese, o meglio, ne abbiamo ma sono poche. Quindi noi dobbiamo mettere queste imprese anche attraverso un onere a carico della regione, come ha fatto la regione Marche, la regione l'Abruzzo. Si sono... In Basilicata hanno avuto un'idea bellissima, cioè questa. Gas zero. Gas zero. Però lì lo fanno come compensazione ambientale. E allora faccio la domanda, anche qui ci sono stabilimenti del petrolchimico, non potremmo pure noi prendere l'esempio del presidente Vito Bardi e fare pure noi una compensazione ambientale a favore dei cittadini? È una bellissima domanda e io ci ho riflettuto pure e penso, come penso anche in altri settori, non solo in questo settore, che noi ci siamo lasciati coinvolgere da un sistema di consumi e abbiamo affidato tutta la nostra vita, non solo l'economia, alle multinazionali. Abbiamo rinunciato a produrre frumento, abbiamo rinunciato a produrre il gas, abbiamo rinunciato a estrarre qualunque cosa, perché eravamo convinti che gli accordi nazionali, internazionali, ci avrebbero consentito del risparmio. La verità è che oggi ci ritroviamo nudi e crudi con un problema più grande quindi di noi. Quindi ci ritroviamo senza prodotti da utilizzare e senza industrie per produrre quello che ci manca. Assolutamente, perché abbiamo svenduto la Sicilia, questo è il mio pensiero. E in questo la regione siciliana che ruolo potrebbe avere? Non immaginiamo sicuramente il ruolo della Sicilia industriale degli anni 60 e 70. No? Non l'ho mai pensato. E sono sempre convinto che il nostro tessuto economico non è un tessuto economico, la nostra democrazia non è una democrazia di chi produce, ma è una democrazia di chi aiuta a produrre. È una democrazia che deve dare dei meccanismi di formazione, incentivazione a tutte quelle imprese che non solo con le assunzioni fanno economia, ma ci consentono di avere le materie prime che saranno necessarie per sviluppare la nostra società. Un Scelino mi ha detto che lei ha un legame particolare con le Madonie, che è un territorio meraviglioso della nostra regione. E parliamo di giovani e madonie. Io ho parecchi amici, originari della Madonia, per lavorare si sono dovuti andare via. Lei ha parlato di politica per i giovani, per il suo territorio di riferimento, non soltanto Palermo, Madonia pure il comprensorio. Per questo meraviglioso territorio, cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare per salvare quei borghi meravigliosi? Come ne tiro due o tre esempi, io non so di dove lei sia originario, Gangi, Petralia, Castellana, posti, luoghi meravigliosi. Che si fa per salvarli? Io credo che noi abbiamo noi quello che ci serve per salvare questi territori, perché abbiamo natura, cultura, storia, culinaria, produzioni agricole, produzioni particolarmente privilegiate. Le cosiddette biodiversità. Biodiversità. Abbiamo tanti giovani, vero è che ci sono tanti giovani che, come dice lei,
se ne sono andati e se ne stanno andando, ma ci sono tanti altri giovani che stanno scommettendo su produzione di nicchia. La malacultura, quella del malacocultura, quella delle chioccioline, se non sbaglio, non è vero? Anche ci sono ragazzi che producono chioccioline, ci sono ragazzi che producono formaggi, ci sono ragazzi, no, persone, ragazzi che producono formaggi e ricotte di capra, hanno comprato dei borghi, l'hanno trasformato. Ci sono ragazzi che hanno trasformato fallimenti in opportunità. Ci sono aziende che producono grani antichi. Ci sono delle realtà assolutamente... Quindi la ricetta è nella riscoperta del nostro passato? Il nostro passato visto con la tecnologia di oggi, perché le produzioni esistono, dalla lenticchia alla cipolla piuttosto che... Però che succede? Il piccolo imprenditore a volte è da solo e ha attanagliato nella sua difficoltà. Quindi chi produce già c'è. Narra un prodotto, perché la nostra cultura, i nostri prodotti, se vengono narrati, hanno una storia talmente bella, per cui si parla di turismo esperienziale appunto per questo, che riesce a trascinare dentro tante di quelle persone che hanno l'opportunità non di comprare un pezzo, ma di comprare un pezzo di storia. Assaggi un pezzo di storia, non stai, e te la porti. Non stai mangiando soltanto un fungo porcino. Te la porti sulle spalle. Te la porti e sulle... poi la racconti. E la racconti e poi venire. Ci sono dei ragazzi che si sono inventati un'idea di turismo dove fanno pagare delle risorse finanziarie importanti, ma che hanno il pienone. Quindi cos'è che voglio dire? Noi di per sé abbiamo grandi privilegi. Quindi dovremmo accompagnare questi giovani a far sì che le loro, esatto, imprese abbiano successo. Attraverso, piuttosto che fare la formazione, senza che nessuno me ne voglia, per fare parrucchieri o cose di un certo tipo, accompagnare i giovani. C'era un corso meraviglioso per accompagnatore dei cani ciechi ai tempi della regione. E guarda, ma c'era anche bellissimo, si finanziava la sagra, il lancio della ruota di formaggio. Famoso paese, famoso, dove... Sì, che per carità sarà una tradizione nobile, però insomma non è uno sport che... No, giusto, no. È giusto, ma la formazione che aiuta questi ragazzi ad avere una visione oltre la Sicilia, oltre l'Italia, diventa importante. Però dobbiamo mettere questi ragazzi nella condizione di poter produrre i loro prodotti e distribuire nelle reti. Come ci arrivano i camioncini a prendere qua? Bellissimo. Parliamo di servizi e infrastrutture del territorio, perché poi lei, una volta eletto, si dovrà... dove finirà? Cioè, facciamo un piccolo Toto Gennuso. In che commissione finisce, secondo lei? Cioè, poi alla fine, una volta eletto, qual è la sua ambizione? Dove si vedrebbe? In che ambito? Commissione bilancio, commissione agricoltura... Penso che il bilancio non mi appartenga, sia una cosa interessante per la mia formazione professionale. Ma con tutte le cose belle che ci sta dicendo, non sarebbe un po' triste manipolare conti, o forse è necessario? Ma lei mi insegna che lì dove ci sono i conti vanno a finire i vari rigoletti, per cui se noi impariamo a indirizzarli in maniera libera, perché se non senza sei, sovrastrutture, se non sei senza... un uomo libero, sarai sempre soggetto a qualcuno. Ma non parliamo né di favoritismo né di permende, ma di programmazione. Parliamo di libertà dell'uomo e di che fa le cose nell'interesse generale, che fa l'uomo per il bene comune, fa le cose per il bene comune. Questa è la mia ambizione. Infatti a volte mi dico: che cosa farai? Io dico sempre: non è importante se farò strade, se farò trazzere, è importante quello che farò con i presupposti con cui li farò. Per cui se io penso che la cosa più importante è l'uomo, al centro di tutto, con tutti i suoi pregi, con tutte le sue esigenze, con tutti i suoi valori, ritengo che potrei fare tanto. Però lei lo dice con una voce così pacata, ma questa frase potrebbe essere letta da un giornalista perfido come me come un atto d'accusa nei confronti dei politici del passato, perché... Nel modo più assoluto. Se lei vuole fare questa politica con al centro l'uomo, questo vuol dire che non è mai stata fatta una politica con al centro i bisogni dell'uomo? Ah, guarda, allora io non ho fatto... Sia sincero, però, diciamoci la verità. Giusto, non ho fatto un'analisi, perché per fare questo bisogna studiare i bilanci e capire dove sono andati a finire i soldi. Però dico due cose importanti. La prima cosa che dico è che noi abbiamo fatto una norma di legge a formare delle persone che devono abbattere i daini, che è una spesa, non la conoscevo. È una spesa, non è un investimento.
Il mio pensiero è che a volte... C'è una norma di legge della regione siciliana? Fatto, allora, noi abbiamo, nelle Madonie abbiamo un problema, i daini. Mm. I daini e i cinghiali, che stanno distruggendo tutto. Abbiamo da un lato gli ambientalisti che dicono che non vanno toccati e dall'altro lato abbiamo gli agricoltori che vengono a cui distruggono tutto il loro prodotto. Ma nessuno dice che 250 daini che scendono tutti in un terreno agricolo mangiano tutto e poi il proprietario chiede 100.000 euro di indennizzo alla forestale. Quindi il tema qual è? Bisogna avere equilibrio salvaguardando il sistema. Mi perdoni, con tutto il territorio che c'è in Sicilia, non è possibile creare un parco naturale per proteggere questi animali e tenerli sotto controllo? Purtroppo, è complicato. Purtroppo credo che sia complicato perché questi daini pare che riescono a saltare 2 metri, 2,5 metri. Mamma mia. Io ho degli amici miei che hanno fatto degli impianti di mandorle e hanno messo delle barricate molto alte e quelli fum e sa, perché il mangiare è il mangiare. Però la natura va sempre avanti anche. La natura va avanti da sé, ma è un nostro valore, non è un nostro disvalore la natura. E quindi comunque c'è questa legge per abbattere i daini. Come si potrebbe intervenire? Per no, esempio, io dico, abbiamo fatto un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. Il tema è che a volte noi privilegiamo la spesa, non l'investimento. La spesa è un sistema che consente... E questo poi va a caduta, diventa un sistema clientelare, corruttivo. Potrebbe diventare. Non, può diventare. No, non è detto che lo sia. Vabbè, c'è una storia lunga. Però dico, se noi dobbiamo combattere il meccanismo, lo dobbiamo combattere... mettendo insieme tutte le risorse, gli ambientalisti, i cacciatori, coloro che sono competenti, mettendoli insieme, noi riusciamo sicuramente a fare qualche cosa. Questo è il mio umile pensiero. Noi stiamo facendo un piccolo viaggio, siamo partiti, come dire, partendo da Palermo all'Assemblea regionale, poi lei mi ha accompagnato sulle Madonie in questi boschi meravigliosi. Ora io la inviterei a scendere a mare, visto che anche a mare. Sulle coste madonite, da Cefalù in poi, paesaggi meravigliosi. Un altro tema fondamentale della politica siciliana per il futuro è la tutela dell'ambiente e delle coste. Per esempio, una politica che mette al centro l'uomo, come può tutelare le coste? Qual è il paradigma che va seguito in questo caso? Non parlo delle concessioni, parlo proprio della tutela. Cioè, ne sappiamo che ci sono pochissimi posti dove il mare è veramente pulito in Sicilia, a dispetto di altre regioni d'Italia che non hanno i 900 km di costa della nostra regione. Probabilmente noi abbiamo cercato di agevolare alcuni meccanismi e non altri meccanismi. Ovunque andiamo ci sono dei posti di accesso per disabili, ovunque andiamo troviamo dei posti attrezzati. Spesso e volentieri da noi invece troviamo un disservizio assoluto, non troviamo concessioni, non troviamo organizzazione, non troviamo luoghi idonei per l'uomo, perché l'uomo alla fine è un soggetto che va educato a fare le cose in un certo modo. Io frequento la costa di Campofelice, la costa di Cefalù, la costa di Lascari, e sono dei posti meravigliosi. Ma un po' abbandonati, diciamo. Esatto, sto dicendo, ma sono abbandonati. Nel senso che se noi dobbiamo creare un sistema di salvaguardia, che già esiste, non è che non esiste, ma dobbiamo valorizzare il senso del servizio, il senso di consentire alla famiglia, non a chi c'ha i soldi, di poter avere un luogo da poter utilizzare, da poter rispettare, da salvaguardare, ma soprattutto e alla lì fine. È molto importante l'educazione ambientale. Perché noi siciliani siamo abituati a distruggere il nostro ambiente, siamo i primi, come dire, a farci del male da solo. Parliamo un attimo di giovani. Lei in premessa ci ha raccontato che la Nuova Democrazia Cristiana vuole parlare ai giovani. Io ho cercato di provocarla tentando di stuzzicare quale argomento potesse essere vincente nei confronti della generazione Z. Ora invece parliamo di un tema fondamentale: disoccupazione e reddito di cittadinanza. La politica della Democrazia Cristiana rispetto a questi due grandi temi, che so essere più di pertinenza nazionale, però messaggio sociale diamolo, cioè come lo risolviamo il problema dei giovani? Lei, peraltro, diciamo, faccio un po' di pubblicità occulta, lei diciamo, si occupa, ha un CAF, quindi come dire, sa, conosce la difficoltà che si affronta nelle città siciliane ad arrivare a fine mese, immagino che tra i suoi
clienti ci siamo parecchi giovani, parecchie famiglie in difficoltà. Molte persone che quindi cerchiamo di dare una linea politica per quello che si potrà fare in futuro. Allora, è chiaro che assistiamo da un lato a chi ha un reddito di cittadinanza. Io personalmente non sono dell'idea che bisogna levarlo il reddito di cittadinanza, perché ci ricordiamo tutti che in periodo di pandemia stava diventando un problema sociale importante. E secondo me esplodeva un meccanismo dell'un contro l'altro armati. Su questo io credo che dubbi non ce ne sono. Quindi di per sé la norma è una norma valida. È chiaro che va rivista alla luce di tante cose. In questo momento storico assistiamo la Guardia di Finanza, i Carabinieri, che stanno facendo dei controlli a tutti i CAF, a tutti i patronati, in maniera esagerata. Perché? Perché vogliono scoprire se vogliono... ci sono state sì, ma delle frodi. Io sono stato al mio paese, non dico... E il comandante mi ha detto, piuttosto che darlo a voi la possibilità di... Le domande le fanno a noi, che noi conosciamo tutti nei paesi. Sappiamo cosa fanno, cosa non fanno, quanti lavori hanno, quanti lavori non hanno, in bianco, in nero, in rosso e blu. Allora, se cambiamo il metodo, aiutiamo chi va aiutato, ma evitiamo di aiutare chi non va aiutato. Ma non sarebbe possibile, come dire, trasformare questa misura in una misura di incentivo all'occupazione? Io, è troppo complicato. Io personalmente farei questo di incentivo, nel senso che io ho 35, forse più dipendenti. Se io avessi l'opportunità di avere uno sgravio e non pagare il 40 e il 50% di oneri previdenziali e riflessi... Assumerebbe altro personale. Ma io non solo assumerei, ma lo formerei. Ho avuto due opportunità. Una di incontrare dei ragazzi che hanno il reddito di cittadinanza, hanno costituito un'associazione, San Filippo Neri, e si occupano della pulizia del quartiere come volontari. Ah, sono ragazzi dello Zen. Sì, assolutamente. Ma questa è una bellissima storia. Perché l'ho disprezzato di Palermo tante volte ingiustamente, diciamoci. Esatto, la perché poi i luoghi comuni sono quelli che vanno avanti, nonni. La verità è una cosa diversa dai luoghi comuni. E li ho apprezzati, e loro hanno delle esigenze, delle cose. Dopo le elezioni ci sediamo, io sono vicino non perché faccio politica, perché noi come struttura destiniamo il 15% delle nostre entrate al sociale. Quindi ove ci sono degli esempi, delle best practice, come le chiamate voi. Ma chiamiamo più semplicemente degli esempi virtuosi, perché usare questi anglicismi? Lo so, ma io infatti si chiamano, però noi li chiamiamo esempi virtuosi, esatto. È più bello. E queste persone... È così bella la nostra lingua. Io parlo siciliano, quindi lei considera, non parlo in italiano. Bellissimo ovunque dialetto. Vado. Mi bellissima lingua, non dialetto. Mi diverto a parlare siciliano, ma lo ostento. Ma tanto ostento. La comprendono in tutto il mondo, lo siciliano. So, pure in Messico mi hanno compreso. Quindi ci sono degli esempi importanti, virtuosi, che noi dobbiamo valorizzare. A questo aggiungo, e ce ne sono tante persone belle in giro, e sono, le persone belle sono di più delle persone meno belle. Questo glielo posso assicurare. Solo che la persona bella non riesce a uscire fuori perché è un po' intimidita, è un po' preoccupata, quasi di essere giudicata. Mentre quelle poche persone meno belle riescono a ostentare. Aggomitate. Dottore Genuso, il tempo a nostra disposizione è volato via. Io le lascio 10 secondi per fare un appello e ci dia un motivo per votarla. 10 secondi e poi salutiamo il nostro pubblico. Io... Perché dovremmo votarla? Non mi porti a nipotina, perché non diamo a chiamare nipotina, quello già lo sappiamo. No. Io credo che innanzitutto dobbiamo andare a votare tutti. Ecco, perché andare a votare tutti è sostanziale. Non affidate le vostre vite con il non voto a quei pochi che ci dovrebbero rappresentare. Quindi io vi dico, votate tutti, potete anche non votare me, ma dovete votare tutti. Perché andate a votare tutti significa che voi fate una scelta e nessuno, dico nessuno, si può impossessare delle vostre vite. Dopodiché per votare tutti vi invito a informarvi, non a una semplice Mudis Pasquale, Mudis Totò, Mudis Peppino. Ma ve l'ha detto, vi siete informati su quello che ha fatto quella persona. Beh, però nel suo caso me l'ha detto Totò, potrebbe anche valere, no? Sì, per questa battuta ci sta. Ma questa battuta però, ci sta. Però è giusto. Per concludere con un sorriso. No. Grazie. Va bene, allora io grazie. Ringrazio il dottor Genuso, grazie. Il tempo ci ha dedicato. In bocca al lupo. Noi l'aspettiamo qui il 26 settembre. Vediamo come vanno le cose. Noi saremo qui in diretta probabilmente a raccontare l'esito delle elezioni. Quindi le daremo spazio per raccontare le emozioni di un neoparlamentare o diciamo la disfatta di chi magari per un pelo non ce l'ha fatta. Però incrociamo le dita e in bocca al lupo. Grazie.
per questo 25 settembre. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia.